Benché lo spazio stia diventando sempre più popolare e si guardi alla possibilità di far volare come astronauti anche dei civili, professionisti che manchino di un addestramento di tipo militare, è logico e naturale che il candidato ideale continua a essere, soprattutto per un servizio di tipo astronautico, chi ha percorso tutti i passi necessari ad un addestramento di tipo militare aeronautico. E quindi non è un caso assolutamente che la maggior parte dei nostri astronauti provenga dal settore dell'aeronautica, e io mi aspetto che sarà così anche in futuro, sicuramente.